Hola, hola, benvenuti nel mio nuovo canale. Il mio nome è Gis. Come potete vedere, ho deciso di creare il mio avatar per poter recensire prodotti per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo. Il mio obiettivo è quello di recensire un prodotto a 360 gradi in maniera creativa e informativa. Quindi, se siete curiosi, possiamo iniziare. Il marchio che andremo a vedere oggi si chiama The Ordinary, un marchio nato in Canada, molto diffuso a livello globale e attualmente utilizzato da tantissime persone e anche diventato molto virale. I prodotti che andremo a vedere oggi sono stati scelti da me perché sono quelli che ho utilizzato attualmente di più. E tra l'altro sono quelli con cui mi sono trovata bene. Ci sono tantissimi punti da vedere, per questo ho deciso di fare questo video molto più amplificato e, cosa importante, che andremo a fare attenzione a come verranno utilizzati. Questo che vedete è il siero alla niacinamide del marchio The Ordinary. Sul loro sito ci tengono a dire diverse cose che comunque andremo a vedere. La descrizione l'ho trovata in inglese, però ve la dirò in italiano. La nostra formula di niacinamide 10% più zinco 1% è un siero a base d'acqua che aumenta la luminosità della pelle, migliora la delicatezza della pelle e rinforza la barriera cutanea nel tempo. Contiene un'altra concentrazione del 10% di niacinamide, vitamina B3 e zinco. Una nota importante che loro ci tengono a farci capire. La niacinamide e zinco non sono un trattamento per l'acne. Per condizioni persistenti legate all'acne, ti consigliamo di parlare con il tuo medico per quanto riguarda le opzioni di trattamento. Questa formulazione può essere utilizzata insieme ai trattamenti per l'acne, se lo si desidera, per ulteriori benefici visibili sulla pelle. Risultati clinici. Siero leggero idratante che migliora l'aspetto della pelle radiosa e luminosa. Idrata la pelle rinforzando la barriera cutanea in solo 7 giorni. Ottiene una pelle più liscia dopo 8 settimane. In uno studio clinico su 35 soggetti che hanno applicato il prodotto due volte al giorno per 8 settimane. In questa composizione troviamo acqua, niacinamide, glicole, zinco, un agente solubile, semi di tamarindo, goma di ciatano, un agente emulsionante, un solubilizzante, due conservanti. Questo siero arriva confezionato in una scatola, adesso non ve la posso far vedere perché non ce l'ho. Come potete vedere, questa è la versione da 60 ml, c'è anche quella da 30 ml. L'ho acquistato su Douglas, comunque certificato, perché da quello che so in giro ce ne sono anche delle copie riguardo a questo marchio, quindi bisogna stare attenti a dove si acquista. Ci saranno sicuri altri siti dove ti arriva il prodotto integro certificato, però bisogna fare attenzione. Qui, come potete vedere, c'è una goccina simile a un torlo. Come siero lo trovo abbastanza flessibile. Per quanto riguarda l'utilizzo, bisogna comunque avere il viso ben pulito, in modo che
quando non vada tipo ad esempio a contatto con l'acqua non si crei questa fastidiosa schiumetta. Quindi è importante che il viso oppure la parte in cui andrete a trattare sia ben asciutta. Un'altra cosa importante che tengo a dire. Allora, questo è il prodotto più venduto del marchio, è vegano, non è testato sugli animali, ha un pH del 5.5/6.5, è senza alcol, non ha oli, non ha siliconi, non ha glutine. E non ha nocci. Mi direte cosa vuol dire no nocci? E anche io vorrei comunque capire come mai viene segnalata questa cosa e se sia dovuta a qualche tipo di intolleranza cutanea. Comunque mi piacerebbe approfondire l'argomento. E adesso andremo a parlare dei benefici di questo siero, che tra l'altro è uno dei miei preferiti. Amici miei, vi confesso che questa non è la prima volta che acquisto questo siero, infatti è la terza volta e mi trovo benissimo e continuerò a farlo, perché comunque ha tanti benefici sulla mia pelle. E non è la prima volta che comunque acquisto un prodotto che contiene niacinamide, perché comunque vi ho già detto in un altro video che dal 2008 ho utilizzato creme che contengono niacinamide. E questo componente aiuta tantissimo a togliermi le macchie sul viso e per me è diventato indispensabile per la mia routine. E per quanto riguarda la consistenza di questo siero, perché comunque in ogni caso è la prima volta che vado ad utilizzare la niacinamide in un siero, bisogna stare attenti a come lo applicate, perché dal momento in cui lo passate su una pelle umida e non asciutta come si deve, tende a creare un po' di schiuma, un po' sì, fastidiosa, ecco. E invece se lo applicate su una pelle molto asciutta, vedrete comunque la differenza. Questo siero ha infiniti benefici. Adesso ve li elenco. È un potente antiossidante. Combatte gli effetti negativi di raggi UV, protegge la pelle dalla contaminazione ambientale, previene il danno delle cellule, è un potente antimacchie, previene l'invecchiamento prematuro, ti dà un effetto antinfiammatorio, idrata la pelle tantissimo, posso confermarlo. Ha un'azione antibatterica e seborregolatrice, scusatemi. Ha tantissime cose positive. Infatti, per il mio tipo di pelle che non ha tutte queste grandissime esigenze, è perfetta perché io non è che vado ad aggiungere altre cose, perché per me la niacinamide ha tutto, mi dà quello di cui ho bisogno, ovviamente. Ho un tipo di pelle mista e tendenzialmente quando mi escono dei brufoli mi rimane la macchia e con questo praticamente nel tempo, ovviamente mi piace essere costante con i prodotti, soprattutto con la niacinamide, perché i risultati li vedi. Nel giro di 2 mesi, anche 3, completamente ti sparisce la macchia e te lo posso certificare perché è dal 2008 che utilizzo prodotti con questo tipo di vitamina. E allora, lo Sync ci dicono comunque che
c'è un 1% e ha un potere astringente, seborregolatore, ripara i danni della pelle, effetto cicatrizzante, migliora la dermatite, combatte i raggi UV, è perfetta comunque. Per quanto riguarda i pori dilatati, cioè va comunque ad attenuare questo difetto. E per me è la perfezione. Per quanto riguarda una pelle che ha tendenzialmente problemi di acne, bisogna stare attenti perché comunque loro ci indicano che non bisogna comunque trattarlo come se fosse l'unica cosa da cui accudire, perché questa è una cosa da andare ad abbinare con un trattamento dermatologico e diciamo che va a complementare tutto il processo che fai per combattere l'acne. E questo diciamo che è una aggiunta in più che andreste a fare. Ovviamente ogni tipo di pelle è diversa, per cui bisogna stare attenti perché non bisogna prenderlo proprio come unica cosa, ma diciamo una cosa che va aggiunta al problema. La nota negativa di questo siero in particolare è che bisogna stare attenti per il fatto di non combinarlo con la vitamina C, perché hanno pH diversi. Adesso mi direte: ma come mai ci sono alcune creme sul mercato che contengono questo tipo di ingrediente abbinato con la vitamina C? Allora, questa cosa comunque importante da dire perché comunque ogni crema ha una concentrazione diversa. Se voi andrete ad utilizzare questo siero e poi un altro siero alla vitamina C, come fate a sapere qual è la concentrazione di ciascuna e se andrebbe bene per il vostro tipo di che pelle? Quindi, secondo me è una cosa sconsigliata. Se giustamente adesso creano questi prodotti già molto più completi con questi due componenti messi insieme, bisogna tenere conto che la concentrazione è diversa dall'applicare una cosa a parte piuttosto con altra. È schiuma fastidiosissima di questo siero. Mi sembra di averlo già detto che bisogna asciugarsi bene la pelle per applicarla e così non ti causa questa schiuma fastidiosissima, a mio parere. Non ha profumo, cosa positiva, magari per una pelle sensibile che non tolera i prodotti a base di profumo e comunque un siero buono per un tipo di pelle sensibile perché va a migliorare su tantissimi aspetti e quindi sì. Allora, non so se l'avete notato, però comunque mi sono spostata sull'argomento di nota negativa e successivamente inserisco anche cose positive perché per me, cioè, è tutta, cioè la niacinamide è tutto per me. Sembra un po' strano dirvelo così, però c'ha tante cose positive che contrasta tantissimo quelle negative. Sicuramente ci saranno persone che non si troveranno con questo siero inizialmente, però bisogna dargli una possibilità e diciamo che la cosa più bella, soprattutto di questo, del marchio in generale,
e che si concentrano su principi attivi e basta. Non hanno bisogno di aggiungere chissà quanti componenti, ad esempio come la crema che utilizzavo anni fa, e dove c'erano tutti questi componenti, che poi alla fine non occorre anche tantissimo, no? Perché hanno una composizione leggera e anche semplice, con ingredienti attivi, e con questo c'è già tutto. E ecco perché anche secondo me il fatto del prezzo, che comunque sono prezzi accessibili, cioè vai a spendere sui 13-14 euro, dipende da come la trovi. Questa è la versione grande, perché c'è anche la versione piccola. Ah, a proposito, credo che ci sia anche la versione da 120 ml. Diciamo che loro si sono focalizzati tanto su questa cosa qua perché è molto utilizzato, e quindi hanno deciso anche comunque di aumentare la quantità del prodotto. E quindi veramente consigliata. E una volta che si apre ha una durata di un anno, mi raccomando. E poi comunque mi direte come vi siete trovati, se vi è piaciuto oppure no, e sono disposta anche a ascoltare pareri diversi riguardo a questo siero. La soluzione tonificante all'acido glicolico al 7% è un esfoliante mirato alla superficie della pelle. Aiuta a migliorare la chiarezza della pelle, a bilanciare il tono della pelle non uniforme e a correggere la consistenza nel tempo. Questa formula contiene un derivato del peperone della Tasmania di origine vegetale che varia di colore stagionalmente, e questa variazione di colore può essere evidente nella formula di volta in volta. Questa formula non deve essere utilizzata su pelle sensibile, desquamata o compromessa. Fare riferimento alla nota aggiuntiva sulla protezione solare agli altri avvertimenti nelle istruzioni fornite. Il pH di questa formula è di circa 3,6. L'acido glicolico ha un pH di 3,6 e il pH è l'aspetto più importante da considerare nella formulazione con acidi. Il pH implica la disponibilità di acido quando sono vicini compatibilmente. C'è un equilibrio ideale tra sale e acidità, massimizzando l'efficacia dell'acido e riducendo l'irritazione. Perché si sa, oltre al pH del 5.0 può irritare la pelle. Questo tonico è composto da acqua, acido glicolico, acqua di fiori di rosa la smascena, acqua di fiori di fior di liso, acqua di foglie di aloe vera, propainol, glicerina, due regolatori del pH, strato di radice di ginseng, strato di oli di Tasmania lanceolata, acido aspartico, 9 aminoacidi, acido glutamico, arginine, 2 emettanti, 2 regolatori del pH, un agente aromatizzante, urea, un neutralizzante, dextrin, acido citrico, un tensiattivo non ionico, gelangam, un agente chelante, cloruro di sodio, 2 componenti a base di glicole e 3 conservanti. Allora, qui come vedete abbiamo un tonico da 240 ml. Il colore è diventato molto più scuretto del solito, perché quando arriva è molto più chiaro, un po' simile all'aceto. E per quanto riguarda la confezione, praticamente ci sono due tappi che ti arrivano con la bottiglietta. E il primo tappo è un classico tappo che comunque va a sigillare bene il prodotto,
E questo qua invece è una specie di dosatore che è molto più semplificato dal momento in cui usate i dischetti. E per quanto riguarda la profumazione, la ritengo molto forte, non potrebbe piacere, però comunque non dà fastidio. E comunque sì, non direi che è proprio fruttata, quasi quasi erbacea. È un prodotto vegano, non contiene ingredienti di origine animale, non ha alcol, non ha siliconi, non ha oli al suo interno e anche senza glutine, se vi dovesse interessare. Ha una durata di 12 mesi. Allora, andremo a vedere diversi punti per quanto riguarda questo tonico, perché è diventato molto famoso a livello online. E l'acido glicolico è un esfoliante chimico che appartiene al gruppo degli alfa idrossiacidi. Viene estratto dalla canna di zucchero, è una molecola molto piccola, penetra rapidamente sulla pelle, esfolia la capa superficiale della pelle e va a eliminare le cellule morte. È molto sensibile ai raggi UV, per cui bisogna fare attenzione e utilizzarlo durante la notte. I benefici di questo tonico sono: è un esfoliante chimico, rinnova la pelle, apporta luminosità, lotta contro l'acne, sebo regolatore, migliora la testura della pelle, aiuta contro i pori dilatati, idratante. Sinceramente non lo ritengo idratante, perché comunque va a sfogliare, lo vedo un po' molto più che attenua la pelle grassa, diciamo, aiuta tantissimo, questo sì. Un'altra cosa che ci dicono è che aiuta nella sintesi di collageno ed elastina, previene le macchie, aiuta a uniformare il colore barra tono della pelle. E a quali tipi di pelle potrebbero utilizzare questo tonico? Un tipo di pelle adulta, un tipo di pelle normale, secca, mista e anche grassa, tendenzialmente ad avere acne. E anche una pelle con delle macchie. Attenzione, le pelli sensibili, è sconsigliatissimo usare questo tipo di tonico perché andrebbe anche ad irritare e anche pelle con ferite, quindi mi raccomando, bisogna fare attenzione. Si applica durante la notte, non va risciacquata, per cui fate la detersione sul viso e poi dopo con un dischetto, come vi trovate meglio, e la utilizzate sul viso. Fate attenzione a non abbinare o applicare questi ingredienti insieme all'acido glicolico: perossido di benzoile, retinolo, vitamina C, pettidi qualsiasi tipo, EUK134 all'1%, è un antiossidante che va a combattere qualsiasi tipo di acido e qualsiasi altri tipi di acidi esfolianti. Il motivo per cui questi tipi di ingredienti non possono essere abbinati all'acido glicolico è per il semplice fatto che potrebbe causare una specie di doppia esfoliazione, per cui dovete fare attenzione perché potrebbe irritare tantissimo la pelle. Comunque sul loro sito sono molto precisi per quanto riguarda l'indicazione su come applicare e
su cosa va abbinato il prodotto, perché ci sono tante tipologie di prodotti che loro hanno, che tra l'altro hanno un universo infinito di prodotti e anche di acidi di cui non possono essere abbinato a questo tonico, e per cui bisogna dare un occhio in più e fare particolarmente attenzione. Per quanto riguarda le pelle già abituate a questi tipi di prodotti, pelle più resistenti, diciamo che andrebbero molto più con calma per quanto riguarda l'utilizzo di E spero questi tanto che il tipi video di vi sia prodotti. piaciuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!